Con quella delibera del 7 gennaio, il sindaco e la giunta modicana avevano annunciato di volere generosamente alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale, stante la persistente situazione di crisi che attanaglia la gran parte delle famiglie. Uno slancio di altruismo che però non è piaciuto né ai modicani né alla consigliera del PD, Ivana Castello, che punta il dito contro la concessione truffa. I modicani, come afferma la Castello in una nota, non vogliono una raetaizzazione tout court, ma la restituzione dei fondi acquisiti illegalmente rispetto ai costi del servizio, e poi solo in un secondo momento si potrà parlare di rateizzazione. La Castello spiega come prima i cittadini modicani siano stati sovraccaricati di tasse e ora gli si concede, per grazia ricevuta dal sindaco, una rateizzazione di importi non dovuti che superano di 1,5 milioni il costo del servizio. Ora però la parola passa al Consiglio Comunale.